Perché la fiducia che mi avete accordato 5 anni fa deve essere corrisposta. E la fiducia è un bene prezioso che non deve mai essere deluso. Ecco perché è giusto e doveroso dimostrare ai cittadini quello che nei 5 anni hai fatto per la comunità e per la tua città che ti ha dato fiducia. Si candida nelle liste del Partito Democratico per la provincia di Pesaro e Urbino, Renato Claudio Minardi. La presentazione ufficiale si è svolta a Fano. Per Minardi accettare la candidatura è stato frutto di una scelta non solo soggettiva, ma un'importante responsabilità verso la comunità che si intende rappresentare. Dobbiamo creare posti di lavoro e per creare posti di lavoro bisogna fare sicuramente investimenti che guardano alla sostenibilità, all'innovazione, al lavoro soprattutto per i giovani, all'industria 4.0, l'industria che prevede i processi in digitale, al sistema alfanumerico, all'economia circolare, perché l'ambiente ovviamente è un tema che deve essere caro non solo ai giovani ma a tutti noi. Dobbiamo continuare ad investire in modo importante, proprio per dare una prospettiva di lavoro, e questa prospettiva di lavoro vorrei dire che va data a tutti alle stesse condizioni, dalla costa alle aree interne. In questi 5 anni Minardi ha svolto il ruolo di vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, è stato componente della prima commissione affari istituzionali, cultura e istruzione, e tra gli impegni presi si contano 50 proposte di legge presentate, 65 mozioni, risoluzioni e ordini del giorno e 12 interrogazioni. Tra le leggi regionali più innovative a firma di Minardi ci sono la legge sulla promozione del libro e della lettura, difesa della cultura e della legalità, contrasto e prevenzione della ludopatia e contrasto al bullismo. Per il futuro delle Marche il candidato assume la responsabilità dell'impegno verso ogni cittadino, così come recita lo slogan "Ci sono con te". Ci sono con te è un modo per dire ho lavorato in questi anni con tanto impegno e anche con tanta dedizione. È un modo per confermare che ci sono, a disposizione dei cittadini H24, il mio telefono è sempre acceso, Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto, il mio telefono è sempre acceso, perché chi fa politica deve essere sempre a disposizione del cittadino. E il con te è un modo di collegare il mio lavoro al cittadino, alle persone che ti danno fiducia.